attesa. A luglio dell'anno scorso nessuno immaginava che potesse essere il Verona una di quelle che retrocedeva, per tutto, per il grande pubblico, per il grande entusiasmo che sempre accompagna questa squadra, per il valore della squadra stessa, ma purtroppo il calcio ha anche di queste brutte sorprese. Quest'anno è toccato per ora al Verona, poi vediamo. Altro pensiero, è vero che a inizio estate si parlò di te come vice allenatore di mister Mandolini al posto di Bordin? Mi era arrivata qualche notizia da qualche tuo o vostro collega, però io non ho mai avuto direttamente contatto né con l'ex direttore Gardini, che tra l'altro conoscevo, probabilmente avevano fatto questo ragionamento appunto perché con il direttore Gardini ci conoscevamo, e poi perché sia il Diego che io eravamo liberi, io non proprio, perché poi alla fine ero ancora sotto contratto con il Palermo. Altra cosa, si parla tanto di Iachini su un'eventuale panchina del Verona in Serie B. Cosa ne pensi? Sicuramente non... io posso solo dire che è bene, sarebbe un ottimo allenatore, assolutamente sì, è un allenatore che in Serie B ha fatto sempre molto molto bene, ha dimostrato anche di essere un allenatore di Serie A, perché l'anno scorso a Palermo ha giocato molto bene, la stagione precedente ha giocato molto bene, e non solo perché c'era Paulino Dybala. È un ottimo allenatore, per cui oltre a questo io non posso dire altro, sicuramente è una piazza prestigiosa. Quindi da ex allenatore, da ex giocatore soprattutto del Verona, lo vedresti bene Iachini? Assolutamente sì, poi sai, queste sono decisioni da prendere con calma, col tempo debito, però insomma Verona è una piazza per gli addetti ai lavori importanti. Ultimo pensiero.